start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Paper Cut Mansion e ci tengo a fare una precisazione: il gioco ce l'ho già da parecchio tempo e il gioco ha la lingua italiana, per quanto è uscito, vabbè, il 27 di ottobre del 2022 come prima cosa e costa 20 euro. Lo proveremo insieme. Ma un'altra cosa da dire è che il gioco, come vedete, è in italiano, ma ho visto che alcuni canali lo hanno portato in inglese. Perché? Perché allora hanno fatto una cosa che io solitamente cerco di evitare, ovviamente nei limiti del possibile per questioni tempistiche, ma se voi avviate il gioco parte in inglese, ve lo giocate in inglese fino a quando non riuscite a uscire dal gioco e accedere all'impostazione e cambiare la lingua. Quindi tanti lo hanno avviato senza neanche sapere che ci fosse la lingua italiana. Allora, a me non piace onestamente avviare un gioco e provarlo così come viene per voltar via a fare un contenuto, ma preferisco esaminarlo un pochino. Allora, il gioco io l'ho provato all'uscita, non l'ho più giocato da allora. Insomma, è un roguelike hardcore. Infatti qua vedete che abbiamo l'equipaggiamento che possiamo sfogliare, ma al momento non abbiamo nulla. Se si muore all'interno di questa casa di cartapesta, si riparte dall'inizio. Ovviamente però potremo raccogliere delle prove riguardo al mistero che circonda questa mansion, questa villa, e raccogliere anche equipaggiamenti che poi potremo riutilizzare prossimamente. Lo cominciamo direttamente in nuova partita, lo possiamo giocare solo in normal e non in hard. Iniziamo. Inizieremo da fuori la villa e dovremo percorrere il vialetto. Anzi, in realtà ripartiamo direttamente dall'ingresso. Pensavo non ti saresti mai svegliato, vedo che fai fatica a capire. Anni e anni di abitudini non ti hanno insegnato cosa sono. Qualcuno mi chiama semidio dell'inconscio. Il solito narratore spiritoso. Forse stai dormendo o sei morto. Beh, penso che tu stia per scoprirlo. In sintesi, all'inizio la prima volta partite da fuori la villa, dopo partite all'interno e avete il movimento. Adesso ho un fucile. Col tasto E possiamo parlare. Li odio, giuro. Se solo avessi un'arma decente, la mia è scoppiata, vedi? Sono finito. Appaiono ogni volta che tocchi i cristalli. Ho perso un braccio provando a combatterli. E non puoi nemmeno scappare, a meno che la porta parlante non voglia. Dovresti chiedere cosa fare alla porta parlante prima di giocare con quei cristalli. Ok. Abbiamo il nostro, diciamo, movimento con il mouse, il nostro personaggio. E le armi che vedete sul lato sinistro, sul lato destro dello schermo. Sulla sinistra invece vedete i livelli di paura. Allora, iniziamo. No, intanto mi sono distratto un attimo perché mi è arrivata il rifiuto di una chiave di un gioco molto interessante che avrei voluto portarvi. Pazienza. Questo è un portale per la dimensione Neocortex, un posto dove si pensa. Sarà in grado di cercare nei mobili per trovare indizi e oggetti utili, ma è un po' spaventoso quando succede qualcosa all'improvviso. Pronto a entrare? No, però credo di non avere altra scelta. La grafica è molto carina. Entriamo nelle stanze, vedete che si carica. Ah no, possiamo parlarci. Ehi tu, tizio atletico e ben volenteroso, ti ho visto correre in giro senza un vero scopo. Che ne diresti se ti dessi una ragione per continuare a scorazzare in giro? Che ne pensi? So per certo che in questo preciso momento alcune bottiglie scintillanti di vodka prestigiosissima sono tutte sole in quel posto gelato e sembra che tu non abbia da fare, giusto? Perché non vai a prenderle per me? Le mie vecchie gambe non resisterebbero al gelo. Infatti c'è un indicatore anche di gelo in alto a sinistra. Non posso permetterti un sorso della mia vodka, ma ti darò qualcosa in cambio. Va bene, dobbiamo recuperare questa cosa. Intanto continuiamo a esplorare. Dicevo, molto bella, movimento con il mouse, appunto si ruota la visuale, ma è tutto in cartapesta, veramente carino. Questo cos'è? È un gioco veramente, veramente atipico. Questo è un portale per la dimensione Limbic System, un posto freddo e buio. Puoi trovare le memorie perdute, ma fa freddo. Potresti anche trovare delle prove per supportare il tuo caso. Pronto a entrare? No. E il pentacolo? Cacchio è... Che cacchio!
Bisogna girarsi verso il nemico un po' alla Resident Evil. Ok, ce l'abbiamo fatta. Li abbiamo battuti tutti e due. E andiamo a vedere adesso. I cristalli che dicevano di non interagirci. Vabbè. Un'altra porta ancora. Cavoli, ogni volta dovrebbe essere diverso da quello che ho capito. Qua c'è un tizio con la valigetta, mai fidarsi. Se dovessi rappresentarti... No, se dovessi rappresentarti dovrei revisionare tutti i documenti del caso. Dovresti raccogliere almeno 50 monete per un pacchetto. Va bene, abbiamo 4 monete, lo vedete lì in alto a sinistra, dicevo. Avete la paura, il gelo e il sangue. Ah, è un po', diciamo, un po' alla Tim Burton questo gioco. Vedo qualcosa lì dentro di rosso. No, era solo sangue. Intanto... Vabbè, bellissimo anche il menu. Menu con le impostazioni. Qui. Posso tentare di continuare a uscire. Scale. No, continuiamo a esaminare il piano basso. Qua c'è qualche evocazione, credo, ma non li tocco. Vediamo se c'è una porta. Non posso aprirla, mi servirebbe un fucile o qualcosa per spaccarla. Tanto gli stiamo facendo danno. Ok, l'abbiamo rotta. All'interno c'è un altro pentacolo e più una porta. Un altro pentacolo ancora e un'altra porta. Continuiamo l'esplorazione, ma... Qui c'è... Oh cacchio, sono entrato. Sono entrato dove? Non lo so. Devo trovare la porta parlante come primo scopo. Salve! Buonasera, Garzone. Mia moglie Beatrice ha insistito sull'assumere un artista per ritrarmi in un dipinto. Dirai, certo, era un uomo talmente affascinante, ma quello sporco pittore ha fatto un lavoro orribile, mi ha fatto apparire talmente vecchio e scorbutico. Ero furioso, perché mentre andava avanti col dipinto mi chiedeva di sorridere continuamente. Cosa sono io, un attore qualunque? Quindi ho bisogno che tu distrugga il dipinto prima che io... Ok... Ogni volta che la vedo mi viene la nausea, ho provato a bruciarla in quel luogo carbonizzato ma non ci sono riuscito. Quindi abbiamo un'altra quest ancora da fare. Carino, carino, carino il gioco. Ha delle recensioni per lo più positive. Allora, e? Guardate, possiamo anche esplorare... bottiglie di vodka ho trovato, mi sa. No, non erano, ho trovato solo soldi. Allora, abbiamo un cavallo. Qua abbiamo un tavolo. Abbiamo preso altri soldi. E qui c'è un tizio. È un corvo. Ciao, ciao. Salve, vagabondo. Se hai bisogno di una marcia in più, posso aiutarti. Ti servono? No, non ho bisogno. Applica danno perpetuo ogni colpo critico. Beh, pago. Devo pagare? Bellissima la ricetta medica. Applica danno perpetuo ogni colpo critico, no? Oppure potenza di attacco... Vediamo, prendo questo. Bene. L'ho preso? Boh, vabbè, l'avevo preso. Cavolo, è pieno di... Allora, parlano di luogo carbonizzato. Eccole le monete. Luogo carbonizzato dove c'è questo dipinto. Quindi... Vediamo, il tizio qui, un parete, sembra sperduto, dovrei parlargli? Per favore aiuto, la mia Bibbia è in questa valigetta, ma ho dimenticato il codice per aprirlo, non posso fare nessun rituale senza il mio libro. Non ho scritto la soluzione da nessuna parte, prova e riprova tante combinazioni. Uno... Allora, 1, 2, allora, 1, 2, 1, 2. Il mouse non è fluidissimo, devo dire. 1, 2, 6, 9. 1, 2, 6, 3. 1, 2, 6, 5. 1, 2, 6, 4. 1, 2, 6, 8. Sarà 7, 1, 2, 6, 7, no,
1, 2, 6, 2, no, 1, 2, 6, 1, 1, 2, 6, 1, hai sbloccato il parete. Lui può scacciare fantasmi col suo libro. Sta lì vicino quando ne incontri uno. Esca per confermare. Ok, ma posso... Grazie figliolo, possiamo andare nel libro adesso. Se hai bisogno di scacciare fantasmi, sono qui. Ok, qua cosa c'è? Ci sarà altro da esplorare. Cassetti da aprire. Niente. Bellissimo. Molto bello, devo dire. Il gioco mi piace, nel senso, l'avevo già provato. Ah, aspetta, c'è qualcosa dietro. Che bambo che sono, aspetta. Dietro qua ho visto. Eccolo lì. Ok. Aia. Ma... No, ho preso per sbaglio una medicina. Ma in realtà... Con Jay vedete che abbiamo la possibilità di consultare quello che abbiamo. Ma la cosa che mi sfugge è che non ho più il fucile. Perché sono cambiato di zona. Non c'è tempo per parlare, sei un guerriero, provalo. Ogni cristallo contiene le anime perdute dei tuoi nemici. Distrugge e sprigiona il loro potere, soltanto l'ultimo rimasto potrà passare. Ah, la porta parlante, eccola qua. Viaggio nella dimensione rettiliana, trovo il portale, ok. È chiuso, non c'è serratura, non riesco a capire come funziona, richiede tradimento. Cioè, il gioco è impossibile da spiegarvi interamente. Che è fuori di testa, siamo tutti d'accordo. Però, praticamente con questi portali passiamo... Ho trovato una vodka prestigiosa, ho trovato una... Cioè, praticamente ci cambia tutto il mondo... altera il luogo dove ci troviamo. Sapete che la fallina è un tipo di radar? Quando si ferma sul muro mette un suono, inizia a brillare cercando di dirti che c'è qualcosa nella stanza. Si ferma sul muro, dovresti cercare nei mobili. Ok, sì, è vero, questa è una delle cose che dicevano nel tutorial. Vedete che c'è la falena ogni tanto si ferma. Abbiamo però, non abbiamo più il fucile, io vorrei capire dove è finito. Però comunque siamo sempre dove eravamo prima. E questo. Prendi bene la mira prima di sparare, tieni premuto il tasto destro del mouse, guardando il nemico poi spara. Ricorda, puoi muovertene indietro mentre tieni premuto. Sì. Esatto. Il problema è che... Il problema è che non ho più il fucile. E mi sa che si è rotto. Adesso non ci ho fatto caso. Ho preso una bottiglia di vodka, ne abbiamo già due adesso, molto bene. Magari riusciamo anche solo a risolvere una quest. Poi è cambiato tutto qua. Vodka, prese tutte. Parla con Drunk Marcus. E dove cacchio è Drunk Marcus? Se avessi rappresentato... No, questo vuole 50 monete ma non ne ho... Ah, ma voi vedete, ho speso i soldi. Vabbè, cerchiamo l'ubriaco. Eccolo qua. Questo è ora per me, grazie amico mio. Adesso torno a fare quello che facevi. Non stare qui e diventare come me. Ok. Scegli una medaglia. Combattente temerario. Incrementa la resistenza a sete di sangue. Resistenza a terrore. No, incrementa la resistenza a nostalgia. Incrementa danno base, prendo questa e me la mette sulla giacca, bello! Va bene, abbiamo completato una quest. Cos'è questo? Vabbè, è fuori di testa. Una porta che non avevamo aperto. Vediamo se la falina segnala qualcosa, no? Stiamo però ghiacciando un pochino... Vedete che sta salendo la barra? Vediamo qua. Questo è un portale per la Reptilian Complex. Li puoi combattere o scappare? Sì. Faresti meglio sapere come combattere. Quando hai un'arma, spara. Ok, no, entriamo lo stesso perché dobbiamo andare, come ci ha detto, la porta parlante nella dimensione dei rettiliani. Ah, ok, in quella dimensione non avevamo il fucile, adesso ce l'abbiamo. Non ci capisco niente io in tutto questo, ma... impareremo con il tempo. Distruggi tutti i cristalli nemici e distruggi il dipinto. Ok, la dimensione è quella giusta. Cioè praticamente la mappa è la stessa ma cambia un pochino l'atmosfera. Eccolo lì il dipinto. Distrutto.
devo parlare col tizio, ma il tizio del dipinto non mi ricordo dov'è. Vedete che qua c'è qualcosa. Poi il sonoro è molto bello. Erano due tizi quelli del dipinto e non mi ricordo dove. Vabbè, andiamo avanti. Erano due tizi seduti, abbastanza stile nobili. Gli ho distrutto il dipinto, quindi magari adesso saltiamo questi, tanto questi li dobbiamo distruggere tutti. Però magari più avanti li troviamo. Dovrebbero essere qui, infatti. Immagino tu sia tornato a vedermi che hai messo. Ok, prendi quello che ti serve ma non toccarmi. Ok, possiamo prendere un'altra medaglia. Incrementa il danno base. Ok, voglio far più danno. Ok, iniziamo. Adesso iniziamo con il primo, che è questo. Sì, me li punta adesso. Ovunque mi muovo me li punta. Ok, abbiamo sistemato il primo cristallo. Andiamo un altro cristallo. Questi sono tanti. Ok, tenendo premuto il tasto destro mi punta il tizio. Ma spara anche lui. Aia, quello è un boss, vista anche la vita che ha. Ok, soldi. Hatman, ho battuto. Fantastico. Abbiamo anche questo. Allora, ho fatto filotto. Distruggi i cristalli. Ok, non ce ne sono più. No, credo di averli fatti tutti, almeno questi. Possiamo andare avanti. Vi dico la verità, l'avevo giochicchiato, non ci avevo capito niente. Nel senso, la meccanica l'abbiamo capita tutti da roguelike. Però nel complesso è confusionario. Nel senso, non è che sia un'osservazione negativa. Nel senso che è volutamente fatto così fuori di testa, con la grafica in cartapesta, tutto fatto così. Però fuori di testa. Allora abbiamo, ok, no, richiede intelligenza 3. Io, vedete in basso a destra, ne abbiamo intelligenza 1 e gli altri parametri. Adesso sei un vagabondo potente, puoi passare adesso a incontrare il guardiano. Ci ha aperto una porta. Sì, si è aperta lei stessa. Questo è il guardiano. Saluti vagabondo, sono il guardiano e mi ha sentito parlare dei Memo Imps. Rapporto della polizia. Tempo intrappolato. Ah, le statistiche. Intrappolato nel livello 14 minuti. Intrappolato nel Neocortex 4 minuti. Nel Limbic System 2. E nel Reptilian Complex 7 minuti. Fantasmi affrontati 0. Mostri sconfitti 1. Mostri erranti uccisi 11. Medaglie ottenute 2 su 2. Prove sbloccate 0 su 1. Ok, qua c'è una botola. Quindi... vai nella dimensione di Mix System e cattura tutti i Memo Imps. Tu andrai a me quando hai finito. Ok, io non ho idea di dove sia. Comunque, questo qui sapevi che la falena... sì, questo lo sappiamo già. Però non è ancora brillata. Memo Imps sarà questo? Vediamo. Magari c'è scritto da qualche parte. Catturali. Si nascondono da qualche parte. Due Memo Imps. Ma onestamente so solo che fa freddo perché lo vediamo in basso a sinistra. Eccolo lì. La falena è come una rada. Dovrei cercare nei mobili. Ah, trovato questo. Ok, che non vedevamo prima. È un po' fatto tipo di gioco di ruolo. Trovare i passaggi segreti. Ma siamo usciti dalla Limbic. Mannaggia. Vabbè. Fortunatamente adesso in questo tentativo la mappa è quella, quindi rientriamo qui e fine. Abbiamo trovato però un'uscita da quella Limbic. Ma allora, tirando le somme. 20 euro. Calcolando che è in italiano. Calcolando che non è banale. È fuori di testa, quindi non è per tutti. Però è un gioco fatto bene, senza dubbio, ha la sua personalità. Infatti poi ci saranno degli enigmi da risolvere. Il narratore che parla. Special location, stanza delle vetrine.
Ci sono un mucchio di marionette, di carte, piccoli mobili. I dettagli sono impressionanti. Non posso immaginare quanto ci vuole farne solo uno. Che abbiamo trovato una stanza speciale che comunica di qua con... Ma è sempre lui. 50 monete, ne abbiamo solo 24. Il problema è che qua dentro, in questa dimensione, nella Limbic, non abbiamo un fucile. E devo trovare dove sono quei tizi. Questo? Ah, è l'ubriacone di prima. Solo che... E questo? Ah, devo prenderlo, ok. Memorims. Dobbiamo prendere anche l'ultimo. Troviamo l'ultimo. Tanto il livello non è, da quello che ho visto, grandissimo. È un po' lento il movimento del... Eccolo lì. Merda. Preso. Parla con il guardiano. Usciamo. Torniamo alla dimensione normale, allora. Il guardiano era di qua. Credo. Il guardiano... No. Non sei tu. Io dove eravamo prima. Mannaggia, non mi ricordo più dov'è. C'erano anche delle scale lì, che tra l'altro si poteva salire. Vabbè, è dove c'era la porta, no? Sì, eravamo qua. Questo. Sapevi... No, continuo a sbagliarmi. Era qui dentro il guardiano. Adoro i mimi, grazie per aver riportato la botola aperta. Ok. New quest, scappa. Sì, vado, ma... Cadendo. Cercando altri indizi. Per scoprire che mi sono perso. Ricordo il mio primo lavoro. È cantata, bellissima. C'è una canzone anche all'inizio che è molto bella, tra l'altro. Bene. Ma sono riuscito a scappare. Ho completato una run senza volerlo. Non me l'aspettavo. Mi ha tenuto tutto. Guarda, mi sono distrutto. Quei puzzle mi strappano via il cervello. Letteralmente ho provato. Il mio cervello non ce la fa. C'è una porta alla fine che parla. Ah, ricominciando da capo. Bene. Abbiamo completato una prima run. Completando delle quest, tra l'altro. Aia. Sake. Vediamo. Delle prove MDSR di questo articolo di giornale potrebbe servire per qualche puzzle? 4 di intelligenza chiede. C'è un tavolo. Soldi. Il tipo di prima adesso, magari arriviamo ai soldi che ci servivano per... che ci chiedeva 50. Vabbè, e adesso il gioco si apre nuovamente per una nuova run. Libero adesso, se hai bisogno di scacciare i fantasmi sono qui. Ok, l'abbiamo ancora abilitato. Qua c'è una leva che ha sbloccato una porta, non so quale. Questa. No pressure. Soldi. Va bene. Allora ragazzi, questo... era Paper Cut Mansion, gioco davvero molto molto interessante, molto intrigante, molto particolare, in italiano, tradotto anche parecchio bene, devo dire. Strano, perché strano è, va detto. Attendo il vostro parere, se magari lo avete scoperto ora fatemi sapere, se lo conoscevate già, invece se volete darmi qualche consiglio, qualcosa che... magari mi è sfuggito, insomma, se ci sono delle nozioni da dire che magari altri possono beneficiarne, insomma, fatemi sapere.
sono veramente molto curioso di sapere la vostra riguardo a questo titolo. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!